Carissimi fratelli e sorelle, portiamoci per un istante sul Calvario. Un soldato trafigge il costato di Gesù, ne scaturisce sangue e acqua, un torrente di misericordia si riversa sull'umanità, la misericordia di Gesù che è la misericordia del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quasi 12 secoli dopo, il torrente raggiunge un acquedotto particolare ad Assisi. Quasi 800 anni dopo, lo stesso torrente raggiunge un altro acquedotto, San Giovanni Rotondo, qui, in questo luogo dove ci troviamo noi. Perché? Perché lì ha trovato due suoi figli, Gesù, conformi a lui, trafitti come lui, col cuore ricco di misericordia come lui, crocifissi, 50 anni per Padre Pio, 2 per Francesco di Assisi, sempre in croce, sempre in croce, con l'occhio fisso sul crocifisso divino che è Gesù, sempre. Li abbiamo visti muoversi, agire, parlare con gli altri. Sembrava a noi. Nella teologia ascetico-mistica ho imparato che non tutti quelli, i santi naturalmente, che vanno in estasi ricevono le stimmate, ma quelli che ricevono le stimmate stanno sempre in estasi e versano sempre misericordia. Noi siamo l'oggetto della loro misericordia. Dobbiamo gioire, abbiamo degli avvocati potenti, ma per guadagnare quell'indulgenza che è stata concessa sia ad Assisi sia a San Giovanni Rotondo, bisogna mettersi nelle condizioni adatte. E ricordiamo a proposito il fariseo e il pubblicano nel Tempio. Come può essere perdonato quell'uomo impalato innanzi all'altare a parlare a Dio a tu per tu? Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, dunque vedi come mi devi trattare. Roba ridicola addirittura. Il pubblicano, convinto della sua miseria, del suo peccato, è convinto anche di un Dio misericordioso e si batte il petto. Quello è l'atteggiamento giusto. E dobbiamo credere fermamente, con la semplicità dei figli, con la semplicità dei bambini, di avere un papà misericordioso. E a proposito di questa convinzione profonda di avere un padre misericordioso, che è il Padre Celeste, ricordo un aneddoto letto tempo fa nella vita dei santi padri nel deserto. Agli inizi del cristianesimo, un famoso brigante, un omicida,
arriva alla fine dei suoi giorni, comincia a pensare che sarà di me. Anche lui aveva una coscienza. Va nel deserto e incontra uno di questi santi padri antichi. Mi raccomando, le tue preghiere, prega per me, perché ho commesso molti peccati e voglio il perdono di Dio. Come? Voglio il perdono di Dio. Hai fatto un po' di penitenza? No, non ho avuto tempo, adesso sto malato. Mi raccomando a te. Ma no, ma vedi, io da una vita che sto qui e c'ho paura di questa giustizia di Dio. E quello, poverino, si meraviglia. Dice, ma come? Non è il mestiere di Dio perdonare? Buonasera.